dell'esterno del Verona. Eccolo qua, cross di Alfredson, l'intervento da parte di Paloschi, calcio di punizione che sta per battere Alfredson all'interno dell'area di rigore. Moras, Juanito, Pisano, Tachsidi, Stoni e Jankovic, sei uomini dell'Hellas all'interno dell'area di rigore, solite spinte, solite trattenute. Ha segnato per l'Hellas ed è pareggio a 20 godi, 1-1, Juanito Gomez. Sì, Juanito Gomez ha fatto un movimento bellissimo, si è sfilato e ha attaccato il primo palo e ha costretto il difensore del Chievo ad un intervento goffo che ha ingannato Bizzarri. Juanito Gomez per l'1-1, rivediamo il movimento sulla punizione. In realtà lo stiamo rivedendo. Sì, c'è prima l'intervento di Juanito Gomez, poi la palla ha impattato sul piede, mi sembra di Isco che ha ingannato, di Pellissier che ha ingannato proprio il portiere. La tocca Juanito, la manda addosso all'avversario. Sì, la tocca Isco. Sì, l'ha toccata prima Juanito che, ripeto, ha fatto un movimento bellissimo, ha sorpreso la difesa del Chievo, poi c'è stata la deviazione del giocatore del Chievo che ha ingannato il proprio portiere. Autorete di Isco e qui giallo per Luca Toni. Isco ha segnato nella porta sbagliata. L'obiettivo era chiaro, anticipare il movimento dell'attaccante del Verona. Sì, direi che per la difesa, quando si difende sulle palle laterali, la cosa principale è non farsi passare un uomo davanti, perché se questo uomo riesce a spizzare la palla crea dei problemi che sono a volte insormontabili, e da qui è nato l'autogol del Chievo. La rincorsa di Alfredson, si allontana Tachsidis. Segnamento di Juanito Gomez, palla dentro. All'interno dell'area di rigore, Toni ha fatto 19 gol in stagione e a meno uno dalla vetta del titolo di capocannoniere. Ancora una palla inattiva, ancora un bel cross invitante di Alfredson. Toni dentro l'area difficilmente marcabile, è andato alla conclusione non di testa ma col piattone destro, è arrivato in maniera ben coordinata e ha punito Bizzarri. Direi che è abbastanza insolito per una difesa come quella del Chievo, che aveva preso pochissimi gol fino ad oggi, praticamente in metà primo tempo ha già subito due gol e più due su palla inattiva. Non smette di segnare e non smette di far sognare i suoi tifosi Luca Toni, 19 gol in campionato, 19 sui 43 dell'Hellas, e adesso è il Verona avanti per 2-1. L'anno scorso Toni chiuse a 20 gol, quest'anno è a 19. Qui vediamo la conclusione che è stata stoppata da Tachsidis. In attacco il Chievo con Kofi.